Avete mai giocato a un gioco che sia equilibrato tra il realismo e l'arcade? Una specie di unione tra Arma 3 e Call of Duty? No? Bene, allora questo gioco potrebbe interessarvi. Ecco a voi Insurgency Sandstorm, in pratica Insurgency 3. La differenza è che qui non viene più utilizzato il Source, ma la Real Engine. Insurgency è un FPS tattico del 2018, pubblicato dalla New World Interactive. Dimenticatevi la barra della vita, munizioni o minimappa, qui si va di arco. Il gioco richiede sangue freddo, tattica e comunicazione. Cosa che però manca alla community di questo gioco, il che rende il tutto ancora più surreale e divertente. Abbiamo varie modalità PvP e PvE, ma andiamola a descrivere, che ne dite? La squadra attaccante deve catturare 3 obiettivi in ordine sequenziale e infine distruggere la cassa d'armi finale, mentre i difensori devono impedirlo. La squadra attaccante inizia con molte meno ondate di respawn disponibili rispetto alla difesa, tuttavia può guadagnare ondate aggiunte con la cattura di ciascun obiettivo. Vince la squadra attaccante se completa tutti gli obiettivi o elimina tutti i rinforzi della squadra avversaria, mentre la squadra che difende ottiene la vittoria eliminando la squadra attaccante o alla scadenza del tempo limite. Entrambe le squadre combattono per contendersi 3 punti di controllo. Ogni partecipante dispone di una sola vita, tutti i giocatori della squadra che sono stati eliminati possono rientrare solo alla cattura di un obiettivo. Vince la squadra che riesce a catturare tutti gli obiettivi o che elimina la squadra avversaria. Come in Firefight, entrambe le squadre combattono per contendersi 3 punti di controllo. In aggiunta, ciascuna squadra possiede una cassa d'armi che può essere distrutta dall'avversario per ridurre le ondate di rinforzi nemiche. Le squadre iniziano con lo stesso numero di ondate di respawn che possono guadagnare con la cattura di obiettivi. Vince la squadra che possiede tutti gli obiettivi e che distrugge la cassa nemica, oppure con l'eliminazione della squadra avversaria. Entrambe le squadre iniziano con lo stesso numero di ondate di rinforzi e si contendono il possesso di un obiettivo al centro della mappa. La squadra che possiede l'obiettivo non sacrifica ondate per il rientro degli alleati. Perde la squadra che rimane senza ondate e viene completamente eliminata. Una squadra deve scortare un VIP verso un luogo della mappa, mentre gli avversari devono impedirlo. Vince la squadra del VIP se riesce nell'intento, o la squadra avversaria se eliminano il VIP o scade il tempo limite. La squadra attaccante deve distruggere 3 casse d'armi in un tempo limitato, mentre i 3 difensori devono impedirlo. La squadra attaccante inizia con molte meno ondate di rinforzi disponibili rispetto alla difesa, tuttavia guadagna ondate e tempo aggiuntivo con la distruzione di ciascun obiettivo. Vince la squadra attaccante se distrugge le casse o riesce almeno a eliminare tutti i rinforzi avversari. Vince invece la squadra che difende se riesce a eliminare tutti gli attaccanti oppure la scadenza del tempo limite. E questo è per il PvP. Abbiamo checkpoint, in cui i giocatori devono sopravvivere insieme e completare gli obiettivi in maniera sequenziale. Abbiamo survival, dove i giocatori dovranno combattere contro ondate nemiche che cresceranno di difficoltà mano a mano. Abbiamo outpost, con i giocatori che devono proteggere una cassa d'armi dall'assalto dei nemici. E abbiamo conquer, dove i giocatori dovranno catturare degli obiettivi e impedire che vengano ricatturati di nuovo. Tutte queste modalità sono PvE, quindi noi contro il computer. Beh, abbiamo un bel po' di roba da fare. Potete trovare il gioco a 30 euro oppure durante gli sconti a 9,89 euro. Quindi se vi interessano i giochi tattici con un buon audio e che vi diano molta sfida, Insurgency fa per voi.